che non siamo proprio capaci di fare, come muovere una gamba, è quello. E per cui rigirare il discorso della competizione, della collaborazione, che è proprio il processo che è da intraprendere da qui in poi, perché parliamo proprio di ricucire, non di solo di rompere delle narrative, ma anche di ricucire il tessuto sociale che sotto queste narrative si sta lacerando. Allora, provo anch'io a dire due cose, non ho grandissimi, come dire, motivi di confortarti. Io credo che la situazione all'interno delle nostre università sia abbastanza disperante. Credo che la parola d'ordine sia sicuramente, come diceva Francesca, la cooperazione anziché la competizione. Ne usciamo solo attraverso la cooperazione. Anche perché sono convinto che i prossimi anni saranno durissimi da questo punto di vista, cioè questo processo che è in atto non è arrestabile nel breve. Il peso deve ancora arrivare dal punto di vista della situazione dei nostri atenei, della disillusione completa dei colleghi che ci lavorano, sia dal lato docenti, sia dal lato personale tecnico-amministrativo, che comunque sta subendo in maniera fortissima diciamo la riorganizzazione che è prevista dalla legge di riforma, dall'applicazione dei nuovi statuti, che sta partendo forse ancora più di noi in questa fase storica, una ridefinizione delle proprie professionalità e del proprio lavoro. La vedo malissimo dal punto di vista appunto della possibilità di invertire questo meccanismo di gerarchizzazione completa che si sta instaurando. Direi che si è realizzata perfettamente quella previsione che era stata fatta, la legge Gelmini da una parte e gli istituti dall'altra ci hanno consegnato nelle mani di oligarchie tecnocratiche o autoreferenziali, e poi è quello che è successo al paese intero, quindi siamo stati un po' la prefigurazione di questa situazione. E paradossalmente quello che era stato per me un punto violento di non accettazione, cioè l'ingresso degli esterni all'interno dell'università, i privati all'interno dell'università, ti dico con grande sincerità, in questo momento storico è la mia unica ancora di salvezza, perché il sistema è così marcio dal suo dentro e chi lo sta reggendo è così autoreferenziale che paradossalmente l'esterno, anche se è schifoso, è un po' meno schifoso. E mi sono reso conto, ti faccio un esempio banalissimo, ma nel nostro consiglio di amministrazione come Unibo ci sono tre esterni. Ho avuto qualche occasione, insomma, per capire chi sono, e ti devo dire, ma molto meglio degli interni. Quindi quello che io temevo, arrivano gli esterni, adesso chissà quali strutture vorranno finalizzare la didattica e la ricerca ai loro interessi. Allora, una è una filantropa e per definizione deve mantenere questa sua etichetta, è la più buona che esista a Bologna, quindi non farebbe mai nulla di male. E gli altri due sono professionisti che vengono dal mondo, uno lavora a Leni e l'altro è, direi, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì, però mediamente il contributo che danno non è peggio, anzi quasi sempre è un pochino meglio del contributo che danno gli interni al nostro consiglio di amministrazione. Quindi la faccio breve, la soluzione è aprirsi. Quindi da una parte un grande senso di cooperazione, perché solo cooperandoci si salva, e il trucco che invece questi cercano di instillare nelle nostre menti è che la salvezza sarà sempre individuale, ciascuno di noi è chiamato a sfide individuali e a rinchiudersi sempre di più e a ripiegare sempre di più su se stesso. Dall'altra, aprirsi molto all'esterno, perché per i prossimi anni io credo che tutto quello di bello, di interessante e di sensato che capiterà più facilmente fuori dall'università che non all'interno, e quindi cercare molto di valorizzare questi punti di contatto, questi passaggi, lo diceva benissimo Francesca prima, certi progetti di ricerca ci consentono di coinvolgere comunque delle risorse esterne, farlo tutte le volte che è possibile, molto altro purtroppo non mi viene in mente, insomma. Ma io chiuderei qui se siete d'accordo. Oh, c'era un altro. Okay. Chiuderei qui se siete d'accordo. Grazie a Sergio Brasini e grazie a Francesca Coin.
Vi lasciamo al resto della serata, abbiamo un concerto fra poco, c'è la cena e direi buona serata e grazie per essere stati a questa prima lezione. Però fa qui.